Ciao a tutti, qui è Charles Lee Ray. Sì, come avete ben capito, dal titolo e dalla copertina, parleremo di una serie animata della Filmation che ha caratterizzato molto la crescita di quelli che, come me, sono nati negli anni 80. Un indizio? Per il potere di Rescu! Esattamente! Proprio quella saga lì. He-Man e i Dominatori dell'Universo. E in seguito, She-Ra, la Principessa del Potere. Per poter fare questa recensione e cercare di farla al meglio, ho chiesto l'aiuto di un esperto in materia. Do la linea al preside Ricky82. Ringrazio Charles Lee Ray per la linea. Un momento. Di qua, di là, ma... Dove cavolo siete finiti tutti? Ah, siete di qua! Scusate, accademici! Questa è la mia seconda collaborazione con Charles Lee Ray, ovvero la prima l'abbiamo fatta durante il Modena Comics in Games. E mi ha chiesto di fare una specie di... recensione veloce, si fa per dire, ci bisogna molto da dire. Vediamo. Prima voglio parlarvi di Lou Scheimer, l'uomo dietro la Filmation. La figura chiave a cui si deve la realizzazione della serie animata I Men e i Dominatori dell'Universo. Fondatore della casa di produzione Filmation, che purtroppo è morto l'ottobre del 2014 per le conseguenze della malattia del Parkinson, di cui era affetto da tempo. Va bene? Adesso parliamo in modo adeguato dei 65 episodi che compongono la prima serie animata di He-Man, Dominatore dell'Universo. Probabilmente non basterebbe l'intero video di questo speciale di collaborazione. Si potrebbero scrivere pagine e pagine su ogni singola puntata narrando aneddoti sulla realizzazione di una determinata scena dell'inserimento di un particolare personaggio, ma purtroppo lo spazio a mia disposizione è limitato, spero 5 minuti. Quello che posso fare è stilare una lista degli episodi più significativi dell'intera stagione, cosa che cercherà di fare Charles Lee Ray con la serie dedicata a She-Ra, mettendo in luce qualche chicca sconosciuta ai più. Dunque, cominciamo! And the Masters of the Universe. Il raggio prodigioso può essere considerato l'episodio pilota della serie, in quanto sfruttando un espediente narrativo semplice, il cattivo che si impossessa di un magico artefatto in grado di annientare i suoi nemici e conquistare Eternia, presenta il pubblico i protagonisti del cartone animato. Abbiamo così una carrellata iniziale dedicata ai guerrieri diabolici di Skeletor, mostrati in azione con i loro poteri e le loro abilità. Da notare anche che questo è l'unico episodio in cui Trap Joe ha problemi con il suo braccio armato, per poi passare successivamente all'introduzione dei buoni, mostrati nel loro ambiente naturale. Da segnalare che il fatto che Skeletor utilizzi un'ascia magica al posto del suo celebre scettro Havok, particolare che accentua ancora di più la sensazione di essere davanti a una prova generale dell'intera serie, pronta a mutare e migliorarsi nel corso degli anni. Uno degli episodi più famosi della prima stagione, senz'altro, lo scontro degli incantesimi, scritto dallo sceneggiatore Paul Dini, creatore della serie animata di Batman, insieme a Bruce Timm, e avente come antagonista Faker, una coppia malvagia di Man. L'impostore, così ribattezzato in Italia, uscì prima in versione action figure con una colorazione che era
il negativo di quella di Man. E poi fu inserito nella serie animata mantenendo però la classica colorazione dell'eroe di Eterne, rendendolo una sorta di gemello malvagio. Nell'idea degli sceneggiatori, Faker sarebbe dovuto essere un personaggio ricorrente simile al Bizzarro della DC Comics, ma fu poi deciso di farlo scomparire alla fine dell'episodio facendolo precipitare accidentalmente in un burrone. Inizialmente doveva essere ucciso dai Men, ma la proposta poi venne accantonata per poi non trasformare l'eroe in un personaggio con aspetti violenti. Proprio sulla violenza è incentrato l'episodio La spada a doppio taglio, in cui i personaggi non prendono una posizione a riguardo ma fanno capire ai giovani spettatori che essa porta sempre a gravi conseguenze. La puntata ha un tono molto educativo, con la comparsa di un personaggio disabile e buono, vittima dell'uso delle armi, con la morale finale di Man che ricorda al suo pubblico la differenza tra finzione e realtà. L'aspetto educativo della serie può essere riscontrato in modo marcato in molti altri episodi. Basta pensare a Tale padre e tale figlia, in cui viene messo in luce il processo formativo di Tila, o a Invasione, in cui viene affrontato il rapporto genitore-figlio, in cui la sua comparsa Jitsu, il guerriero orientale mano metallica, eterno nemico di Fisto. Nonostante Skeletor sia il rivale antonomasia di Man, nel corso della prima stagione l'alter ego del principe Adam è costretto a fronteggiare avversari e sfide di ogni sorta, dal duello verbale contro un possente drago parlante nell'episodio Il dono del dragone, l'esercito dei storici cattivi terrestri al soldo di Monteg, tra cui figurano il pirata Barbanera e Annibale. Il castello degli eroi, gli sceneggiatori hanno cercato il più possibile di variare la tipologia degli episodi per rendere i Man, i dominatori dell'universo, una serie fresca e sempre nuova. Grazie a questa idea di fondo, alcune puntate hanno visto i Man regredire come personaggio secondario a favore di figure come Orko e Tila. Se nell'ultima è costretta a unire le forze con l'oscura Evelyn, in La guerriera e la strega, l'episodio è incentrato sulle principali presenze femminili nella serie. Il folletto dal cappello rosso ed è protagonista assoluto di L'alba di dragone e Il ritorno di Dri'el, due episodi ambientati su Trolla, il suo pianeta natale. Proprio nel finale del primo si sarebbe dovuto svelare uno dei più grandi misteri del mondo di Man, ovvero qual è sia il vero volto di Orko, ma per non snaturare l'alone di mistero attorno al personaggio fu deciso di mostrare la scena attraverso a un gioco di ombre. Adesso passiamo alla seconda parte del video. In effetti sì, il viso di Orko non si è visto, ma forse non è stato un male, perché da quello che si era intravisto attraverso l'ombra, insomma, ha fatto capire che Orko non è proprio bello, quindi meglio così. E adesso andiamo avanti con la seconda parte. Vai preside! E rieccoci nella seconda parte della seconda stagione di Man e Dominatore dell'Universo, più un piccolo extra per dirlo a modo mio. Visto l'enorme successo ottenuto dalla prima stagione di Man e i Dominatori dell'Universo e dalla vendita delle action figure da essere derivate, la Mattel ne commissionò una seconda alla Filmation, anch'essa composta da 65 puntate come la precedente. Nonostante gli episodi continuano a essere per la maggior parte autonomi a sé stanti, in questa nuova stagione vengono svelati molti segreti sulla storia di Eterni e dei suoi abitanti. Se né il gatto guerriero viene mostrato il primo incontro tra il principe Adam e il tigre Kringer, la storia della fattucchiera è forse la puntata più importante dell'intera stagione, in cui vengono rivelate le origini di Tila, la maga protettrice Tila Na, ovvero Sorceress, volevo dire, la maga protettrice del castello di Grayskull, e assistiamo all'invasione dei primi Horde, l'esercito di Hordak, su Eternia. Questi ultimi, qui vedremo modo di parlare, che si parlerà più approfonditamente nella parte di Charles Lirey, sono alcuni dei nuovi personaggi introdotti nella mitologia di Man, il dominatore dell'universo, in questa seconda stagione, sia
le file dei guerrieri diabolici che in quelli eroici. Si arricchiscono infatti di nuovi e potenti combattenti, da Webstone, Cobra Khan per la fazione guidata da Skeletor e Mossman e Fisto per quella guidata dai Man. Se numerosi sono le novità introdotte in questa stagione, le tematiche trattate nelle vicende riprendono il filone educativo alla base dei precedenti episodi, soffermandosi su concetti come l'importanza della lettura in Mistero dei Grandi Libri o al razzismo in Gatto e il Ragno e l'Uomo degli Giochi. E adesso vorrei parlarvi dei mini comics del periodo degli anni 80. Con la moltitudine di molti nuovi personaggi pronti a essere introdotti nei 130 episodi della serie animata dei Dominatori dell'Universo, nel biennio 83-84 la Mattel fece uscire due nuove ondate di action figure basate sui Dominatori dell'Universo. Come è successo nei primi 8 personaggi nell'82, ogni personaggio viene allegato un mini comic all'interno una storia autoconclusiva ambientata nel regno di Eternia, a differenza però di quelli come prima ondata che presentavano una sorta di racconto illustrato. I nuovi mini comic erano dei veri e propri albi a fumetti, più simili alla miniserie targata DC Comics di cui si è parlato in giro. Proprio la DC venne affidata la gestione dei 7 albetti allegati alla seconda serie di action figure della Masters dei Dominatori dell'Universo, alle cui matite troviamo un quasi esordiente Max Texiera, che forse è più conosciuto negli anni 90 nelle saghe di Wolverine. Un apprezzato disegnatore del roster della Marvel, uscita nel 83, questa serie era simile alla prima in quanto presentava storie originali create per mettere in luce i personaggi a cui erano allegate, ma espandeva lo scenario delineato nei primi 4 albetti, aggiungendo un cast di contorno e rapporti interpersonali più approfonditi tra i protagonisti. The Tale of Teela è il minicomic più importante di questa ondata e anche uno dei più rari, in quanto raccontava una versione alternativa delle origini di Teela, e viene infatti narrato l'episodio in cui Skeletor utilizza la sua magia per clonare la maga Sorceress, così da creare un clone malvagio da allevare tra le sue fila. Fortunatamente Man at Arms interviene riuscendo a salvare la maga e portando via con sé la leonata, che ribattezza Teela, di cui diventa il padre adottivo. Molti dei personaggi presenti nelle storie di questa seconda fase differiscono dall'atteggiamento della loro controparte cartonesca, in quanto gli albetti furono pensati a circa un anno prima della realizzazione della serie animata. Un esempio si può riscontrare nell'albetto He-Man che incontra Ram-Man. In quest'ultimo viene rappresentato come una figura solitaria e aggressiva, molto lontano dal personaggio comico e amicone raffigurato nel cartone animato. Per evitare queste differenze e omologare gli albetti con l'ambientazione della serie animata, la gestione dei nuovi mini comic facenti parte della terza ondata di action figure e Dominatori dell'Universo tornò totalmente in mano alla Mattel. Oltre, per questo motivo l'azienda optò per un controllo totale dei suoi fumetti, in quanto si rese conto che per i bambini dell'epoca i mini comic rappresentavano delle vere e proprie guide su cui basare le loro avventure immaginarie. Il risultato di questa nuova gestione da parte della Mattel furono degli albetti basati su premesse o ispirate da alcune puntate della serie animata, scritte e disegnate da vari autori, tra cui va segnalato il ritorno del leggendario Alfredo Alcala. Oltre a queste due serie di action figure dei Dominatori dell'Universo, è d'obbligo menzionare anche il playset Point Red e Talon Fighter, prodotto nell'83, a cui fu legato un libro a fumetti contenente due storie illustrate da Alfredo Alcala e un 45 giri con le stesse storie narrate a voce. La particolare del doppio minicomic è contenuto nella confezione e che rappresenta l'unica apparizione della controversa figura di Zodak dentro a un albo diffuso con i giocattoli della Mattel.
scusate se ho sforato, adesso passo la linea a Charles Lee Ray. E scusami se l'ho fatta un po' troppo lunga. Nessun problema, preside, starei ore ad ascoltarti. Comunque sia, adesso parliamo di Shira, la principessa del potere. Per l'onore di Grayskull! Solitamente io inizio subito con i dati relativi, ma prima di cominciare voglio darvi una piccola chicca, ossia le origini di come è nata Shira, insomma di come è nato il personaggio. Shira was a very fun show in a lot of ways because it was out of the ordinary with all these strong women. This was pre Lucy Lawless and Xena. This was sort of a really great chance to work on a girl character that had a lot of energy and power. So I really liked that. Of course, you're not much of a lady anyway. With He-Man and the Masters of the Universe, a huge hit on television, Filmation Studios decided to create a spin-off series. Well, it's sure our kind of punch, sis. This new show was to be aimed at the girls' market. But its crossovers with He-Man and the action-oriented storylines were designed to keep the boys interested as well. Funny, I thought I just did it. Bye now! Although the She-Ra television series debuted in the fall of 1985, its first five episodes were edited together as a feature film called Secret of the Sword. Steady, Swifty. 20 years later, the talented creators of the She-Ra cartoon are about to share with you their memories. Swift wins. So that you too can learn the secrets of She-Ra, Princess of Power, 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 Power. She-Ra was a series that Lou Scheimer decided to do because the little girls out there needed a superhero, and it was timely, and it was the first of its kind. Little girls loved it. She was magical and strong and had integrity and beauty and grace and all that stuff. It gave the little girls something to look up to. And it was well received. He-Man had changed and really revolutionized the way things were distributed and the way things were viewed on a daily basis. I wanted to do another show to launch onto the back of that. And I said, wouldn't it be appropriate if we could do something with a lady, a girl, superheroine? Ecco, casomai voleste sapere qualche cosa di più, non dovete fare altro che prendere il DVD del Segreto della Spada, dove qui dentro ci sono svariati contenuti extra e potete farvi una cultura. O casomai contattate il preside Ricky82, che lui sicuramente vi saprà dire tutto e di più. Adesso, dal momento che ho citato il Segreto della Spada, la mia recensione si sposterà proprio su quel singolo episodio, che non è esattamente un episodio, è praticamente come un film, perché poi dura 100 e passa minuti, quindi, ed è andato anche al cinema, non so se questo, se lo sapete, comunque ve l'ho detto. Quindi vi passo i dati relativi. Attraverso Il Segreto della Spada capirete come è nata la saga di Shira. Quindi, dal momento che i dati relativi ve li ho già fatti vedere e anche le origini, adesso la trama del Segreto della Spada. Eternia, nel castello di Grayskull, la maga Sorceress si sveglia dopo aver avuto un tremendo incubo e nota che dall'oscurità emerge una spada molto simile a quella di He-Man, con la differenza che possiede una pietra al centro. Poco prima di cadere a terra, questa spada, fluttuando nell'aria, colpisce con un raggio luminoso una porta dimensionale che fino a quel giorno era rimasta chiusa. In seguito a questo fatto, convoca Adam, principe di Eternia e depositario del potere di trasformarsi in He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo, per affidargli una missione: attraversare il portale e trovare la persona destinata per quella spada così simile alla sua.
Sorceress nega ogni spiegazione per non influenzare Adam e lo vede attraversare il portale verso un mondo parallelo. Adam va a finire nel mondo di Eteria, un mondo parallelo a Eternia, e si scontra fin da subito con il regime autoritario degli Horde, comandati da un tiranno di nome Hordak. Per evitare la cattura, Adam si unisce alla Grande Ribellione, organizzazione animata da grandi ideali, ma con risorse piuttosto scarse. Infatti, se alla loro prima battaglia non ci fossero stati He-Man e Battlecat, i ribelli sarebbero stati tutti catturati, mentre invece sono i campioni di Hordak a essere stati tutti sbaragliati. Durante la battaglia, He-Man si imbatte in Adora, il capitano delle guardie e pupilla di Hordak. Nel tentativo di catturarla, He-Man estrae la spada, che però improvvisamente si illumina. He-Man guarda la spada e vede che nella pietra compare il viso di Adora, così capendo che essa è destinata a quella spada. Ma così facendo He-Man si distrae e viene catturato dalle truppe Horde. Dopo essere stato imprigionato nell'isola delle bestie, He-Man riesce a fuggire grazie all'aiuto dei ribelli. E intenzionato a scoprire tutti i piani malvagi del tremendo Hordak, in seguito si incammina verso la zona di Free Zone, ossia la zona della paura. Da lì emerge il tetrissimo palazzo di Hordak, dove vediamo Hordak parlare con i suoi luogotenenti di un raggio che sarebbe in grado di trasferire l'intero Bosco dei Sussurri, luogo dove siede la Grande Ribellione, nella Valle Perduta. Ma per fare ciò richiede una notevole fonte di energia. He-Man, dopo essersi infiltrato nel palazzo di Hordak, si imbatte nuovamente in Adora. Nel tentativo di cercare di convincere Adora che gli Horde sono cattivi, che rappresentano il male, Hordak fa la sua comparsa e convince Adora a catturare He-Man. He-Man viene inserito in una capsula che assorbe il suo grande potere, dando così energia all'arma diabolica di Hordak. Nel cuore della notte, Adora sente una voce che la chiama. Seguendola si ritrova nella stanza dove He-Man viene tenuto prigioniero e si rende conto che in realtà è la spada che la sta chiamando. Avvicinandosi si accorge che all'interno della pietra compare il viso di Sorceress, che le spiega che lei in realtà era stata manipolata dalla tessitrice d'ombre e che lei in realtà è la sorella di Adam, ovvero di He-Man. Spiegandogli tutto, Adora comprende che in realtà è stata fino adesso dalla parte del nemico. Adora si trasforma in She-Ra, la principessa del potere, così salvando He-Man, e insieme a lui hanno distrutto il macchinario che era destinato a cancellare l'intero Bosco dei Sussurri. Una volta lontani dal castello di Hordak, Sorceress contatta entrambi mettendoli al corrente di ciò che era successo molti anni prima, ossia che le truppe Horde hanno tentato di conquistare Eternia così come hanno fatto con Eteria, però fallendo. Di conseguenza Hordak, per creare sconforto nel popolo, tentò di rapire i due gemelli del re, però non riuscendo a rapire entrambi rapisce soltanto Adora. Insieme a Adam, Adora torna a Eternia per riabbracciare la sua famiglia. Anche se però, una volta arrivata lì, Adora si rende conto che a Eteria c'è ancora molto lavoro da fare. Quindi spiega alla sua famiglia che deve restare lì per tenere gli Horde sotto controllo. Tornata indietro a Eteria, suo fratello Adam la segue per aiutarla in un'ultima grande battaglia contro gli Horde, vincendo. I due decidono di restare ognuno nel proprio mondo. He-Man proteggerà Eternia e She-Ra si occuperà di proteggere Eteria. Qui la storia del segreto della spada finisce,
Ed è qui che comincia la leggenda di She-Ra, la principessa del potere. E come di consueto, dopo ogni recensione cerco sempre di scovare almeno qualche curiosità, almeno insomma qualcosa di curioso riguardante la storia o altri dettagli. Riguardo al cartone animato posso dirvi per esempio che una cosa curiosa, se vogliamo dire così, sono i due regni dei due protagonisti, Eteria e Eternia. Insomma, si sono sprecati, cioè si sono sprecati con questo nome, cioè potevano fare qualcosa di un po' più... Ma comunque, guarda, questo non è niente, è una cosuccia così. Ma la curiosità, quella che veramente è proprio... Mi sarei veramente voluto risparmiare, ma sono costretto a dirvelo, è che a quanto pare è stato fatto un film live action di He-Man. Copertina. Ma no. Cioè, ma guardate Skeletor come è stato rappresentato malissimo. E non lo so io, cioè guardate qui. Cosa sono quelle robe? Cioè, sembrano le orecchie di un gremlin. Sono abbastanza sicuro che se Skeletor potesse vedere, so già cosa direbbe. Imbecilli, idioti che non siete altro, me ne occuperò io adesso. So benissimo che alcuni di voi diranno: Charles, ma perché non lo recensisci? Ma anche no. Anche perché questo film, soltanto per quel poco che vi ho fatto vedere, già vi fa capire che questo film è una cagata pazzesca! Grazie pupazzi! E detto questo abbiamo finito, questa qui è stata una recensione abbastanza complessa, anche perché per quanto vi abbiamo detto io e il preside, c'è ancora tanto da dire, quindi come vi ho detto, prendete il DVD se volete saperne di più, o casomai contattate il preside Ricchi82 e lui vi dirà tutto quello che volete sapere. Ecco qua. Charles Lee Ray vi saluta come sempre, e dal momento comunque sia che questo video non so ancora bene dove andrà, se su YouTube o Dailymotion, speriamo che vada su YouTube. E saluto tutti, ringrazio ancora una volta i 100 iscritti, che adesso sono diventati 102, wow! E se cercate Charles Lee Ray, lo trovate su Facebook, YouTube, Google+, e Dailymotion. Insomma, se cercate, mi trovate. Nel caso del preside Ricchi82, trovate i link della sua pagina Facebook, delle sue due pagine Facebook e del suo canale nelle descrizioni di questo video. Ciao da Charles Lee Ray.